Ciao, siamo Gaia e Simone e questo è il problema che abbiamo oggi. Abbiamo ordinato le spazzole per gli attrezzi, ancora non sono arrivate, dato che non possiamo utilizzarli, stavamo provando se si potessero scambiare. E ovviamente la risposta è no. Ma prima un po' di pulizia. Cenerella. È tantissimo tempo che non potevamo fare così. Prima notte in van. Questa sera, prima notte in van. Dopo la delusione del video precedente con il tetto che non siamo riusciti a mettere, ma lo metteremo. Beh, ci sta, quindi non puoi dire che non siamo riusciti a metterlo. Sta appoggiato, ma non è proprio. Continuano i lavori sul pianale. Cominciamo con qualcosa di semplice per riprendere un po' di spirito. Piccolo riassunto, qual è il problema con il tetto? Che noi siamo andati a modificare tutti e quattro gli angoli di questa struttura e di conseguenza, mangiando forse qualche millimetro da una parte e qualche millimetro dall'altra, ci troviamo che il tetto entra all'interno della grondaia, ma non è adiacente, quindi ci servirebbe un pochino più stretto e invece tende ad andare verso l'esterno. Quindi andremo a limare leggermente sui lati, sugli angoli soprattutto, per fare in modo che Rientri. si rientri e tutto a posto. Come abbiamo detto, invece adesso facciamo una cosa semplicciona. Non lo Neanche so. troppo. Andiamo a lavorare sul passaruota sinistro, dietro, sinistro, questo qui. Tagliamo direttamente senza perdere troppo tempo e risaliamo la lamiera nuova. Io invece vado a smerigliare le barre di rinforzo, queste qui che Simone aveva già tagliato. Vedo se è necessario passare una seconda mano di acido oppure se basta smerigliare. Ho tagliato, dato una bella pulita e qui passo l'acido, almeno levo questa ruggine superficiale e posso cominciare a fare il pezzo. Lo faccio piatto, non lo faccio così, zigrinato, ma piatto. Voglio dare una pulita. L'acido sta convertendo molto bene. Vado a smerigliare, passo la seconda mano. Poi vado a togliere l'antirombo che sta nella parte dietro del passaruota, in modo che quando vado a saldare non prende fuoco. A quest'angolo pensavo molto molto peggio. Un po' di acido qui e passiamo avanti. Ho pulito la parte, con lo scotch vado a creare la dima, così poi la mettiamo sulla lamiera e la tagliamo. Nuovo acquisto. In questo periodo io e Simone abbiamo avuto un piccolo problema di incompatibilità perché avevamo solo una maschera e stiamo utilizzando tantissimo la tecnica con l'acido per rimuovere la ruggine, quindi abbiamo pensato di comprarne un'altra giustamente per risolvere il problema. Abbiamo scelto questa perché è abbastanza economica, sembra conveniente. Andiamo a vedere che cosa c'è dentro, ancora non l'ho aperta. Alla modica cifra di 27 euro, prima cosa, occhialetti. Degli altri che abbiamo acquistato, va bene che è passato un anno, ma si è praticamente completamente sciolta la plastica e adesso quando le andiamo a mettere ci rimane attaccata addosso. Vediamo come sono. Aia, mi sembro Fontana nel video con le mascherine. Oddio, sembra di stare sott'acqua. Comoda però. Non male. Poi il cuore della mascherina. Non è male. È anche un pochino più piccola rispetto all'altra. Mi sta meglio perché io ho il viso più piccolo rispetto a Simone. Filtri da montare. E addirittura un nuovo paio di tappini per le orecchie. Ganci di riserva, questi per i nastri. Codici sconto. 25% di sconto sui filtri di ricambio. Addirittura una custodia. Se non mi sbaglio, questi sono soltanto i filtri per l'organico, non per gli inorganici, per gli acidi inorganici. Mi sento come un sub a tutti gli effetti, però non è male. Aderisce molto bene al viso.
e questi occhiali mi piacciono di più di quelli che avevo prima. Come va questa nuova attrezzatura? Mi piace un sacco, cioè, soprattutto mi piacciono soprattutto gli occhiali perché non si sono appannati per niente. Volevo far vedere un secondo i tuoi, che sono quelli che avevamo acquistato prima. Si sono rovinati. Questo avevo detto infatti prima. Questa è la gomma, si sta sgretolando praticamente e ci rimane attaccata addosso in un modo davvero molto fastidioso. C'ho il pennello con la permanente. Continuo la riparazione, questa qui dietro. Ieri sera ho lavorato un pochino, ho fatto qualche lavoretto molto molto veloce. Vi faccio vedere. Qui c'era una bottarella piccolina che rientrava all'interno e molto semplicemente da qui dietro con il martello l'ho rimessa a posto. Ho anticipato questo lavoro, questo angolo di carrozzeria, lo andiamo a comprare nuovo. Una quarantina d'euro, rimettiamo la lamiera pulita. Poi, altra cosa che ho fatto, ho cominciato a smerigliare qui giù, come si vede. È molto comodo, non è come la parte frontale, quindi ci posso lavorare anche così senza togliere la ruota, è poco profondo. Invece la parte frontale era molto più grande, perché lì le ruote devono girare. La dima era in posizione, solo che l'ho un po' distrutta, quindi la vado a rimettere e taglio la lamiera nuova. Dima in posizione, la taglio e vediamo come ci sta. Pieghe e il pezzo ci va quasi bene. Devo limare da qualche parte, però tutto sommato ci siamo. Per fissarlo metterò sigillante qui, soprattutto su questa parte dove c'è il rischio infiltrazioni. Li saldo. Ho fatto la prima metà del passaruota. Questo pezzo che ho in mano ancora è da piegare bene. Una volta che metto qualche punto da questa parte qui, poi vado a rifinire piegando leggermente di più. La prima metà è fatta. Così cominciamo a vedere qualcosa di finito sul passaruota. Anche il pianale si fa. Sto continuando il lavoro sul passaruota, ma mi sto anticipando qualche lavoretto. Abbiamo comprato altri pezzetti di carrozzeria. Vi faccio vedere, sempre vicino il passaruota, avevo comprato per sbaglio il pezzo che adesso manca qui. Oltre a questo, ho comprato anche questo pezzo qui dietro. E mi sto... Vedi perché a me non piace tanto l'antirombo? Perché sembrava tutto perfetto
invece sotto aveva cominciato la ruggine. Però noi li stiamo rifacendo tutti, quindi nessun problema. Allora, qui devo dire, la ruggine sembra tanta, in realtà non è così tanta, è più il colore, è un misto di ruggine e polvere, quindi fa molto effetto ma non è così arrugginito. In questo van abbiamo visto di peggio. Vi faccio vedere subito, passo prima la spazzola a mano, poi l'acido e vediamo come diventa. Era un misto di ruggine e terra, quindi andando a togliere quello che c'era sopra, la lamiera sta molto bene e mano a mano ci spostiamo verso avanti. Il telaio è buono, stavo togliendo la cera che c'era prima per mettere quella nuova, continuo il taglio e la smerigliatura. Allora facciamo una piccola prova, questo pezzo, questo lungo fino qui dietro è molto rovinato, o meglio qui sopra è molto rovinato, lo vado a tagliare, vedo se è recuperabile, nel caso che è recuperabile lo risalderò dopo sistemato, se non è recuperabile montiamo il pezzo. Confronto agli altri pezzi non costa poco questo, quindi se riusciamo a recuperarlo manteniamo il budget del restauro basso, che è sempre un'ottima cosa. È un pezzo lunghissimo e quindi sia con la piegatrice che con il taglio a mano non riesco ad essere precisissimo. La migliore cosa è comprarlo nuovo se non è recuperabile, altrimenti rimettiamo questo, proviamo a smontarlo. Vi dirò, non siamo messi per niente male, molto sporco, il nero è la marmitta, questa parte sopra è rovinata ma facilmente cambiabile, i supporti stanno bene, niente di preoccupante, molta ruggine superficiale, rimovibile, e arriveremo a una situazione del genere. Lamiera in ottimo stato, vecchia sì ma in ottimo stato, qui abbiamo una grande ruota di scorta, ottimo. Forse andiamo a rifare solo questa parte, questa è molto rovinata, ma questa esterna devo dire che stava messa bene. Dopo un'oretta già si vede l'effetto dello scioglieruggine, colore completamente diverso per questa sera. Stop così, vediamo domani mattina com'è venuto. Buongiorno, prima di iniziare vi faccio vedere, come avevo detto ieri, la ruggine a che punto è. La lamiera ha cambiato completamente colore, ottimo. Come si può vedere, qui giù sotto la vernice che c'era, c'è ancora della ruggine. Quindi vado a rismerigliare e ripasso l'acido. La ruggine non si elimina in 5 minuti, è impossibile. Per fare un lavoro fatto bene va ripreso più e più volte prima di passare il fondo o il protettivo. Quindi ci vuole pazienza e si fa con calma. La ruggine non si toglie in 5 minuti.
perché non è semplice togliere la ruggine. Qui sembra che abbiamo convertito tutta la ruggine e è rimasta solo la vernice. Invece guardate che succede se smeriglio. Prima di arrivare alla lamiera c'è un bel po' di ruggine. Quindi se noi avessimo lasciato la lamiera così e passato il fondo o una cera, non avremmo risolto praticamente niente. Ecco perché ci vuole tempo per togliere la ruggine. Secondo passaggio di acido fatto, si vede già con la smerigliatura la bella lamiera. Lasciamo riposare e agire l'acido e io mi concentro sulla parte dentro. Aggiornamento sulla situazione attuale del van. Questo è il piccolo buchetto che c'era. Siamo passati dalla grondaia a ricostruire totalmente tutto il perimetro sotto del van. C'è ancora di lavoro, però uscirà sicuramente un lavoro che durerà molti anni. Sto lavorando su più punti per un fatto di velocità, mentre smeriglio una parte, una volta messo l'acido agisce e vado su un altro punto del mezzo che poi dovremo comunque fare e pulisco anche quello, in modo che una volta che arrivano i pezzi li dobbiamo solo montare. E soprattutto quando ho il fondo pronto lo posso spruzzare su più parti e esce uno spettacolo. Ho passato un po' di fondo qui, lo vado a passare anche sotto il pezzo che avevo fatto e poi lo incollo, lo faccio asciugare naturalmente un pochino, oggi pomeriggio lo incollo e intanto mi prendo la forma delle altre parti. Comincio a rincollare il primo pezzo, nella parte del telaio non lo saldo ma lo incollo, qui lo saldo perché poi posso andare a proteggere la saldatura, invece qui lascio bello il fondo che protegge, il fondo epossidico, ci metto il collante e facciamo un bellissimo lavoro. Ho delimitato la zona del crimine, andrò a pulire anche qui come sto facendo qua, così quando passo il fondo c'ho un bel pezzo finito che non ritocco più. Poi dobbiamo stare anche attenti a non passarci sopra, però sarà un bel pezzo tutto questo. Questo ho messo il primo, adesso mi finisco i pezzi qua attorno. Qui ho passato l'acido, già fatto il suo effetto, comincio a saldare con la smerigliatrice, pulisco lo schifo qua che avevamo fatto con il Ferrox. Qua si vede che il Ferrox ci ho passato già l'acido, ma qua si vede sotto il Ferrox la ruggine si fa. Simone, sei a favore di telecamera? Che dici? Simone sta dando gli ultimi ritocchi prima della saldatura. Troppo concentrato per parlare con noi. Oddio, c'è un casino in giro. Dici tutto! Prima avete visto che ho montato quella parte con la colla, ma non mi piace. E non lo faremo più! Non metteremo più la colla vicino dove va saldato, si è letteralmente carbonizzata vicino alla saldatura. Avevo messo la colla proprio per non saldare,
però non è proprio stabile. Cambio di programma. Infatti, non so se l'avevate già visto, ma Simone ha messo questi pesetti qui, che sono quelli che utilizziamo per battere la lamiera, per non far alzare questo pezzettino di carrozzeria, di pianale. Perché qua dietro... Perché lì sotto c'è la gola. Comunque, cambio di programma per questo, faccio come facevo prima, quindi saldo a punti, buco, lo saldo al telaio a punti, ho ordinato i rivetti stagni e li andremo ad utilizzare per bloccare il parafango a questa parte, in modo che possiamo mettere il collante e il sigillante senza saldare, così non si rovina né il sigillante e è tutto un pezzo. Intervistiamo Plastic Woman. Gaia si sta occupando della pulizia di tutte le parti plastiche, ma questa vaschetta, che è messa veramente veramente male, sta dando qualche problema, e quindi vi volevo fare una domanda: se qualcuno ha idee su come pulirla decentemente, a parte ovviamente buttala, sostituiscila. Ma non si trovano facile, per cui dobbiamo recuperarla. Che ne pensate, come potrei pulirlo? Io non credo che possa utilizzare l'acido, perché questa è plastica. Non so che reazione ha l'acido fosforico con la plastica, anche perché non conosco neanche il tipo di plastica. Qualcuno di voi ha suggerimenti per me? All'intervista e il dubbio è tutto. Dubbio non risolto. Fatemi sapere, per favore, qualcuno mi sostenga. Ho messo i primi punti, adesso abbiamo tutto questo quasi in posizione, o meglio, in posizione quasi finito. Me ne stavo andando senza salutarvi, nel frattempo mi sono fatto la doccia, vi faccio vedere a che punto sono arrivato e vi spiego come andrò avanti. Allora, questa è la situazione attuale. Una volta arrivati i rivetti e finite le saldature, qui andrò a mettere del sigillante, avvicino qui e metto e blocco con i rivetti la lamiera tutto attorno. Anche qui ho quasi finito, ho fatto questo pezzo, questo, tutto qui, manca solo questo qua. Qua mi sono fatto già i segni per i rivetti. Una volta finito questo, il passaruota è terminato, passo il fondo, poi vado a passare la vernice antisasso. Se questo video è piaciuto, lascia un mi piace che ci aiuti con il canale. Se non sei iscritto, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!